È il momento della nostra raffica di mercato. Con grande spazio alla Serie C, al Bari, perché c'è un obiettivo per il centrocampo molto concreto, è Andrea Derrico, classe 92, da 6 stagioni a Monza, giocatore di piede destro, può giocare nel 4-3-1-2, che è il modulo che adotterà Mignani a Bari, sia da mezzala che da trequartista. Ha segnato ben 43 reti con il club brianzolo, del quale è stato anche capitano, ha contribuito al doppio salto di categoria dalla D alla B, sfiorando l'anno scorso anche la promozione in Serie A. La trattativa è in stato avanzato e il Bari è pronto a proporre un biennale con opzione di rinnovo a Derrico, che in carriera ha giocato già in Puglia, l'ha fatto con Andria e Barletta. Sono ancora più vicini il Bari e Valerio Di Cesare, infatti l'offerta di rinnovo di contratto annuale fatta per venire al capitano del Bari, il cui contratto è scaduto il 30 di giugno, è stata valutata positivamente dal difensore. Possibile che la fumata bianca arrivi già entro il fine settimana, parliamo di un accordo annuale a cifre ridotte di circa il 60% rispetto al precedente ingaggio di Cesare. Resta un obiettivo per la fascia destra in difesa Raffaele Pucino, che si è svincolato a sua volta dall'Ascoli. Prima però il Bari dovrà vendere in fascia, laddove ci sono già Berra, Semenzato, Corsinelli e l'infortunato Andreoni. In uscita su Carlo Derisio ci sono Pescara, Juve Stabia, Sud Tirol e Triestina. Per Rotta, difensore sondato dalla Reggiana, il centrocampista bianco è cercato da Lecco e Provercelli. Virtus Francavilla, che saluta un big perché è in via di definizione la trattativa per portare ad Ascoli in Serie B Manuel Castorani, centrocampista classe 1999, per lui contratto triennale. Prosegue la trattativa per portare invece in bianco celeste Ermanno Fumagalli, esperto portiere del Foggia. Virtus Francavilla che segue anche Simone Bolognese per il centrocampo nell'ultima stagione in Serie D ad Andria, è un classe 1999. Parliamo di Fidelisandria perché in queste ore ci sono i primi veri concreti dialoghi per i rinnovi contrattuali. Si potrebbe partire da tre conferme. I primi nomi sul tavolo sono quelli dei difensori Alex Benvenga e Andrea Venturini e del capitano, il centrocampista Stefano Manzo. Anardò, trattativa avanzata invece per Sasà D'Ancora, che Ciullo ha già allenato a Brindisi. Nell'ultima esperienza D'Ancora invece è stato in eccellenza al Martina. Il tassello per la ripartenza del Bitonto invece è Riccardo Lattanzio, top scorer nero-verde nell'ultima stagione con 19 reti, conferma ufficiale. Questa la grafica proposta dal club nero-verde, terza stagione a Bitonto per Lattanzio, seconda da capitano. Bitonto che ha concluso di fatto le trattative per Mirko Guadalupi e Nicola Lanzolla, rispettivamente centrocampista e difensore, ex team Altamura. Contatti con Dario Anatrella, portiere del 2001 nell'ultima stagione ad Andria. Un altro obiettivo è Nicola Dipinto, centrocampista del 2002, ultima stagione con la Fidelis, che piace anche a Picerno, Avellino, Monopoli e Catanzaro. Non va assolutamente esclusa però una sua permanenza proprio ad Andria. Piacciono al Bitonto altri due centrocampisti, il 2002 Manuel Botta e il 2001 Francesco Palumbo, già allenati a Brindisi da mister Claudio De Luca. Ha seguito anche Giuseppe Ardino, esterno d'attacco classe 95, ultima esperienza a Martina in eccellenza. Proprio il Martina in queste ore sta facendo delle valutazioni per quanto riguarda la panchina. Non è affatto da escludere la conferma di mister Massimo Pizzulli.